mi emoziono quasi mai, ero più commosso e emozionato. È chiaro, per quelli della mia generazione Maradona rappresenta il calcio, per Napoli rappresenta tutto, perché nei quasi 100 anni di storia di Napoli le uniche vittorie sono venute a Maradona, e quindi è chiaro che è l'idolo, giustamente l'idolo assoluto di tutta la città. Però sono anche personaggi che penso vadano al di là della maglia, perché non penso ci sia nessuno della mia generazione nel mondo che non ha ammirato un giocatore che dà emozioni fortissime. Auguro che sia invece un'iniezione di determinazione e di motivazione. Io ringrazio Ancelotti per le parole, ma un'icona io non mi sento e non mi sentirò mai, abbi pazienza. Lui è già dall'anno scorso e spende parole su di me, di questo lo ringrazio, perché si parla di uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, quindi se una parola viene da lui non può fare che piacere. Probabilmente si riferisce a un modo di giocare in Italia non era usuale e che ultimamente invece sta venendo fuori con 3-4 allenatori diversi, e quindi probabilmente si riferisce a un'evoluzione che potrebbe avere il calcio italiano nei prossimi anni. Ma l'emergenza in difesa c'è stata per tutta la settimana, praticamente la partita è stata preparata con i difensori centrali la primavera, quindi è stata una problematica seria per tutta la settimana, una delle settimane più difficili di questa stagione sicuramente da questo punto di vista. Sicuramente ci sono delle componenti che in questo momento non ci aiutano, e Albiola ha sempre qualche linea di febbre, si spera di recuperarlo. Tonelli ha fatto quasi tutto l'allenamento nei compagni stamani, pur essendo ancora un po' dolorante, e Maximovic abbastanza bene già da ieri, quindi vediamo domattina, poi abbiamo nuovamente allenamenti, valutiamo le condizioni e decidiamo. Ma sai, ci può dire a che punto siamo, perché bene o male è un banco di prova importante per tutte e due le squadre. Loro hanno fatto dei passi in avanti giganteschi negli ultimi mesi, e questo è merito sicuramente dell'allenatore. Stanno facendo benissimo nelle partite in casa, hanno riompattato un ambiente, era difficile da riompattare dopo le ultime stagioni, quindi hanno componenti estremamente positive. Per noi sarà una partita difficilissima, in un campionato strano, in cui per rimanere in alta classifica non devi sbagliare niente alle squadre medio-piccole, e se poi vuoi andare nella fascia A dell'alta classifica devi incominciare a vincere gli scontri diretti. Quindi è un campionato difficilissimo da questo punto di vista, una media punti impressionante da parte di 5-6 squadre. Come in tutte le partite ci sarà il momento da Fioretto e ci sarà il momento da Sciamola. È chiaro che questa è una squadra che ci creerà delle difficoltà, ci creerà momenti di sofferenza e dentro poi ci saranno anche delle opportunità. Quindi quando si parla di mentalità si parla di questo, di sapere interpretare il momento della partita ed avere l'atteggiamento più adeguato a quel momento.